impedire alla mafia di mettere le mani sulla PNRR e di tornare a gestire lo spaccio. La Commissione regionale antimafia ha incontrato in prefettura a Palermo il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza, i vertici di Procura e Procura Generale e i sindaci della provincia. Dopo l'arresto di Matteo Messina Denaro è venuto il tempo di conoscere e colpire quel sistema di complicità e di connivenze che hanno reso potente l'organizzazione di Cosa Nostra in Sicilia. L'iniziativa segue quelle analoghe organizzate nei giorni scorsi a Castelvetrano e a Cater, rispettivamente nelle province di Trapani e Ragusa. Attenzione altissima sul ruolo della corruzione, che diventa terreno fertile per le attività della criminalità organizzata. La criminalità organizzata, ancora di me, è presente, ha cambiato volto, ha cambiato metodi, ha cambiato interlocutori e si è rivolta ad altri interlocutori, lasciando quei metodi grezzi, cercando di infiltrare anche nelle istituzioni. L'obiettivo della Commissione adesso diventa affinare gli strumenti legislativi per evitare le infiltrazioni. Devono sicuramente migliorare gli strumenti sia investigativi ma soprattutto anche repressivi. Io penso ad esempio alla legge anticorruzione, che anche a livello regionale è poco applicata.